Allora, iniziamo così. Diciamo che ci facciamo questa chiacchierata insieme, è una scorcia ormai di agosto, e dopo anche tante presentazioni, naturalmente di libri, di romanzi anche quest'anno, e l'amministrazione comunale di Agricoltura ha voluto investire. Diciamo, a una parte che noi reputiamo importante, cioè quello di cercare di seminare anche un po' di cultura, non solo come purtroppo va per la maggiore in questo periodo nei nostri piccoli centri, quello di fare sagre, di fare giochi, vanno bene anche questi, però abbiamo detto beh, anche questa parte della cultura pur se con difficoltà, comprendiamo bene perché secondo noi va meglio in altri periodi che non nel periodo estivo, però è un modo per dare anche la possibilità a chi ha voglia, insomma, così di ascoltare, di leggere, di sapere qualcosa di diverso, di poterlo avere anche in un periodo appunto di d'estate. Noi abbiamo già avuto rapporti con il dottore Vincenzo Vita e lo abbiamo avuto precisamente un po' di anni fa con la prima legislatura quando abbiamo presentato Stato e criminalità, un testo scritto non solo da Vincenzo Vita ma da tanti e compreso anche Luigi De Sena. Non solo ricordando lui, ma ricordando i momenti particolari che stiamo vivendo, ricordando anche la giornata di oggi, che tutti noi sappiamo essere una giornata di lutto nazionale, io vi chiedo veramente un minuto insieme, un tempo in silenzio. La giornata di oggi, che sappiamo essere l'ultima nazionale, naturalmente ci fa non solo riflettere, ormai l'ultimo scorcio di settimana veramente abbiamo avuto tutti quanti non solo un pensiero, ma ognuno di noi so benissimo che ha fatto quello che ha potuto per quello che è successo, in qualsiasi forma va benissimo, è andata bene, veramente c'è stata una solidarietà altissima e forse l'Italia è libera proprio per questo, perché ha ancora nel suo DNA una solidarietà nei momenti di difficoltà. Non sono momenti facili, lo sappiamo tutti. Allora perché voler presentare anche questo libro, Nutrire il pianeta di libertà? Ci sono con noi due cari amici, perché mi permetto di definirli così, perché avete visto che quest'estate sono stati quelli che ci hanno un po' si supportato nella presentazione dei libri, il professore Pulerà e il professore Caligiuri, che ringrazio continuamente veramente per il supporto continuo che danno all'amministrazione. E poi io dico anche il fatto che due professori, così come tanti altri, dei nostri paesi, del nostro territorio, secondo me lo sento anche come lo sentito e come dovere, che dobbiamo in qualche maniera cercare di dare e far crescere una comunità intera, non solo il nostro paese. E questo lo stanno facendo in particolar modo anche grazie al liceo, alla grafica industriale, perché è l'unico istituto per fortuna che abbiamo, ben De Sena al liceo, purtroppo poco prima di morire, in effetti, sì. Aveva promesso addirittura che avrebbe fatto un'altra visita, avremmo fatto anche qualcos'altro, ma insomma il caso è andato in un modo diverso. E allora vi ringrazio veramente tanto, abbiamo la nostra discussione. Forse io vi chiedo un po' troppo, però d'altro canto la platea è una platea molto molto qualificata, quindi non ci sono problemi, sono sicura che il dibattito si svolgerà, però mi farebbe piacere perché è un problema che
nutrire il pianeta di libertà, c'è molta politica dentro. È una riflessione in questo momento, seppur in un piccolo centro, in un piccolo paese, non è male agganciarla al momento nazionale che stiamo vivendo. E ringrazio tantissimo naturalmente l'editore, Rubettino. Quest'anno ne abbiamo presentato di meno dell'anno scorso, ne abbiamo presentato solo 3, quindi non sono molto soddisfatta, ma abbiamo ancora tutto un anno in corso. Io sono convinta, ripeto, che i libri debbano essere presentati un po', no, quando c'è poco da fare, quando siamo troppo in casa, quindi quando abbiamo voglia di stare dentro. E quindi naturalmente mi riprometto con la nostra amministrazione sicuramente di continuare questo percorso insieme. E a questo punto iniziamo un po' la discussione, iniziamo dal professore Caligiuri. Prego professore, grazie di cuore e grazie a tutti voi. Grazie sindaco per aver creato questa ennesima opportunità di dialogo, confronto su temi che appaiono così talvolta strane alla nostra esistenza, invece la lettura di questo libro ci spiega che invece sono intimamente connessi con la nostra esistenza, anzi per la nostra stessa esistenza, quello dovrebbe essere un po' la nostra direzione. Vincenzo Vita è il presidente del movimento culturale Società Libera, nome che verosimilmente ha buvato da un'omonima opera del premio Nobel Federico Ronaldi, che si affianca, anche per un suo visto personale, alla concezione un po' popperiana della società aperta. È un radicale di punto, impegnato in tante battaglie politiche e culturali che hanno alla base la difesa della libertà individuale, non già come vago concetto, cito un po' di retorica mediatica, finalizzata a intercettare consensi mutevoli dell'elettorato italiano. Il riferimento ideale di società libera, di cui è direttore, ai due grandi autori di questa concezione liberale, Hayek e Popper, è sintomatico della radicalità del concetto di libertà individuale che è alla base poi di tutti gli interventi che sono presenti nel libro Nutrire il pianeta di libertà. Sono due autori del XX secolo, Kai e l'associazione, perché elaborano una concezione generale del mondo e della vita, l'uno dal punto di vista economico, l'altro da quello della metodologia della scienza, fondata sulla libertà individuale, senza se e senza ma. Una società che pretenda di essere a misura d'uomo deve riposare sul riconoscimento della libertà individuale, che include come diritto fondamentale quello alla proprietà privata, libera dai vincoli di un pernicioso e insostenibile statalismo. Quest'ultimo trova il suo migliore alleato in una iperlegiferazione che stende l'inefficienza anche a quella parte del libero mercato in cui non opera l'economia di Stato. Ma il membro di una società libera non è un mero homo economicus, epiteto coniato per il modello di umano concepito un po' dalla retorica totalitaria del bolscevismo. Anzi, nella prospettiva di società libera, è una persona che si lascia guidare dalla responsabilità personale, dal riconoscimento del bene comune generato dall'uguaglianza delle opportunità, che accetta le regole necessarie per garantire a sé e agli altri la cosiddetta libertà negativa, che è la libertà dagli impedimenti dell'esercizio della sua libertà personale. Un verbo, quello liberale, che a Vita non piace, ma che per abitudine noi utilizziamo, un po' per nome, un po' per necessità storica, ha trovato posto nel lessico politico di tante forze italiane, magari anche insospettate fino alla caduta del muro di Berlino. Massimo D'Alema, apprestandosi a diventare primo ministro nell'88, promise una rivoluzione liberale, che però non abbiamo mai visto. Forze politiche di sinistra hanno abbandonato il loro tradizionale statalismo e nell'ultimo decennio hanno realizzato, o tentato di realizzare, le cosiddette liberalizzazioni, vero presunte che siano state. Una politica liberale non si riconduce, non può ricondursi a un partito o a uno schieramento, perché capita di imbattersi i statalisti di destra e i liberali di sinistra. È una concezione che muove da una credenza antropologica, dico, c'è una memoria, ovvero dall'idea che l'uomo è per intima natura un essere libero e come tale dà il massimo di sé quando la società e lo Stato non li imbrigliano mediante leggi e vincoli, ma lo lasciano libero di essere e fare senza impedire agli altri di fare la stessa cosa.
L'opera, dal titolo accattivante, Nutrire il pianeta di libertà, è una raccolta di 16 interventi a cura di soci dello stesso movimento culturale Società Libera. È una riflessione aperta su tanti temi, ma tutti riconducibili al principio caro a Società Libera, ovvero l'idea vincente e convincente che la libertà è la natura più intima dell'uomo che si manifesta nella sua maturità in una concreta società aperta e sostanziale, fondata su una costante revisione delle certezze. È una prospettiva politica con la P maiuscola, che non aspira alla conquista del potere statuale come partito, bensì, possiamo dire, alla conquista culturale dei simboli che costituiscono la società. La concezione liberale è un'idea di vita e di persona. Gli interventi di questo libro trattano del problema della realizzazione della libertà dell'individuo nei molti contesti della vita della nostra società contemporanea, dalla libertà economica nel mondo alla libertà della politica, dalla comunicazione libera alla libertà di ricerca, dal nesso tra responsabilità individuali e libertà politiche alla libertà dal bisogno nell'era della rivoluzione tecnologica e diversi altri temi. Vorrei spendere adesso solo due parole sul titolo che richiama, come ricorda lo stesso Vito nella sua introduzione, quello dell'evento planetario dell'Expo di Milano 2015. Non si tratta, chiarisce lo stesso, né di un appendice dell'evento governativo, né tantomeno un momento di polemica che non potrebbe svilupparsi nei confronti di una retorica del nulla. Bellissima espressione. È andato un po' pesante. Spiegazione che pure illumina e lascia comprendere fino in fondo le obiezioni verso l'evento da parte dell'associazione, obiezioni che sono declinate con maggiore dovizia in uno dei contributi, quello del sociologo Luigi Caramiello, La comunicazione libera, riflessioni intorno al progresso umano. Ma a dilungarsi sul tema però si potrebbe dare un'immagine sbagliata del valore dell'obiettivo di questo libro, che non è contro qualcosa, ma fa valore al contrario della crescita di una società libera e aperta. Questo è un compito continuo, si argomenta nel libro, dell'umanità, perché come tutto ciò che è perfettibile, anche la libertà non è mai data come fatto compiuto, ma come opera che cresce senza mai terminare. Il tema vero del fatto è il bisogno di nutrire il pianeta di libertà in una fase storica la cui crescita della libertà pare segnante, e tante parti del mondo e tanti popoli, anche insospettabili, vivono drammaticamente l'assenza di molteplici e svariate forme di libertà che hanno comunque sempre come loro radice la libertà individuale. E si vuole ricordare l'impegno fattivo di Vincenzo Vita e dell'associazione Società Libera in questo settore, con un'iniziativa di grande valore sociale e politico, che è la Nona Marcia Internazionale per la Libertà delle Minoranze dei Popoli Oppressi, sabato 8 ottobre 2016, contemporaneamente a Roma e a Parigi. Nella sua introduzione all'opera, Polita chiarisce il senso e la missione dell'associazione Società Libera e quindi quella dell'opera che presentiamo, difesa ad oltranza della libertà individuale in quanto fonte sorgente di ogni altro aspetto della vita umana, singola e associata. Ogni tentativo di contenerla, limitarla o stringerla in nome di paradisi sociali, economici e politici fa parte di grandi o piccole utopie che al termine del loro viaggio storico, almeno per quanto riguarda quelle che diventano fatti storici, si trasformano poi in disutopie o distopie, ovvero veri e propri incubi economici contraddistinti dalla miseria e dello sfruttamento, o vivi e squallidi scenari politici dominati da totalitarismi che tutto assorbono un po' come famelici buchi neri. Ed è John Stuart Mill, padre putativo del pensiero liberale contemporaneo, ricordo lì, che afferma che ogni vincolo in quanto vincolo è male. Non può esistere un vincolo buono in questa prospettiva se non nella ideologia truffaldina di chi fa passare la miseria di popoli come conquista di libertà e la tortura e l'omicidio politico come doverosa ragione di Stato. La libertà individuale è difesa dell'anticonformismo, del diritto di pensarla diversamente e di scegliere il modo di vivere che qui ci aggrada, ma non si tratta della difesa di posizioni anarchiche antisociali, orientate alla distribuzione della vita sociale e della sua capacità di assicurare benessere attraverso la produzione di beni e servizi. La lunga e raffinata polemica nell'intervento di Tommaso Frosini, libertà critica versus vilipendio, contro la moderna religione del politicamente corretto, ne è una testimonianza.
Una società libera che intende il valore della libertà individuale non può accettare che siano collocati sullo stesso piano Putin e Carmelo. Chi nega la libertà e chi la difende. Le forze, dice qualcuno nel libro, vanno chiamate con il loro nome e non possiamo accettare, per esempio, che la giustizia neghi persino il diritto di chiamare maleducato chi lo fa davvero, che non è un caso di scuola, ma una delle tante stravaganti sentenze dei nostri giudici civili. Ora vorrei entrare proprio nel merito dei fondamenti teorici, ideologici e culturali, come li chiama Olinda, che stanno alla base di tutti i contributi che sono presenti nel libro. Olinda, ma molti altri, hanno difeso la concezione liberale dall'accusa di essere la causa dei mali economici e sociali del nostro mondo. Troppa libertà economica, troppa concorrenza, mercati affamati di profitto, liberalismo sfrenato. Sono modi tipici in cui normalmente i giornali, le forze politiche di un certo tipo o il senso comune etichettano le cause di questa crisi. E il passo è breve, non solo per un'assonanza linguistica e semantica, quello di risalire a una concezione liberale della politica e dell'economia come causa vera e profonda. Dice Olinda, il capitalismo liberale, quello responsabile, rispettoso della libertà di tutti, non è mai esistito nel corso del Novecento. Adesso si è contrapposto di fatto, nella realtà questo sì che è esistito, un modello economico di tipo statalista che nei regimi dell'Est ha assunto la forma di un'economia pianificata che decideva addirittura cosa dovevano consumare i consumatori dal momento che lo stesso Stato decideva che cosa produrre. In Occidente, invece, siamo stati un po' più fortunati, si è affermato un altro modello, quello dirigista, che ha visto le burocrazie statali e le lobby affaristiche praticare forti ingerenze nel settore economico produttivo, condizionandolo con le sue ragnatele fatte ora di aziende pubbliche inefficienti, ora di leggi, regolamenti e procedure amministrative che ne hanno imbrigliato tutto il potenziale. In un caso come nell'altro, l'economia è stata governata da sistemi di vincoli impropri che l'hanno asservita al potere politico e a certe lobby affaristiche che tra le pieghe delle troppe regole hanno poi lucrato spesso con disonesta prepotenza. Una concezione liberale dell'economia ha bisogno di libertà, ma anche di regole, dice Olinda, poche, chiare, condivise e di lunga durata, proprio quello che non esiste in Italia. Non vi è altra possibilità di creare ricchezza e benessere, che sono importanti non già perché consentono una loro distribuzione ceto meno abbienti, bensì perché favoriscono la diffusione della libertà politica, culturale e di ricerca e ampliano invece la platea di quanti possono creare altra ricchezza. Si potrà obiettare che le poche regole sono alla base dello sfruttamento multinazionale di tante aree sottosviluppate in via di sviluppo del nostro pianeta, ma si dimentica che in quei contesti le regole sono apparenti perché non vi è una vera libertà individuale socialmente diffusa. Anche la concezione liberale, in fondo, mi permetto di dire la sua utopia, che è un'utopia regolatrice nella quale realmente gli uomini sono liberi di produrre e di essere padroni delle proprie creazioni, nella quale le regole sono fissate a difesa, utilitaristicamente intesa, della massima felicità per il maggior numero possibile di persone, che era il principio mediano. Da questo principio non può legittimamente derivare ovviamente un'ingordigia affaristica che ricerca invece la felicità di pochi. La riflessione avviata tempo addietro di liberare il processo del capitalismo, proprio della società libera, è frutto un po' di questa visione socialmente sostenibile della libertà economica, che non costituisce la radice della libertà umana, ma una manifestazione della libertà individuale capace di retroagire sulla stessa, ampliandola in intensità ed estensione. Questo è dimostrato dal fatto empiricamente rilevante che la povertà cammina di pari passo con la violazione dei diritti umani, mentre la ricchezza segue il riconoscimento di questi irrinunciabili diritti. Commentando il caso Cina sul sito Rivoluzione Liberale, Olinda argomentava acutamente che i diritti della persona non sono d'ostacolo alla maturazione e alla stabilizzazione di uno Stato, anzi, ne sono la chiave. Un individuo che si sente libero di perseguire la propria realizzazione e perché condisce la propria felicità sarà più incline a rispettare le regole.
Pascal Salenti, un professore universitario dell'Università di Paris-Dauphine, ha dedicato nel libro un lunghissimo intervento al tema La libertà economica nel mondo. La prima parte contiene una sintetica e pregevole fondazione teorica della libertà economica, credo che sia per questo che è stato il primo dei contributi dopo l'introduzione di un'altra sintesi. Sì, dopo la tua presentazione interviene Salenti. Due sono le argomentazioni che adduce, quella che lui chiama la giustificazione morale e la giustificazione utilitaria. La prima parte dall'assunto antropologico di tipo Locchiano, che abbiamo appena richiamato, secondo cui l'uomo, per sua natura, è una creatura libera, perché l'uomo conosce la sua libertà e la sua felicità e vuole ovviamente scegliere. Infatti, se non fosse davvero libero, non potrebbe scegliere di difendere i propri diritti o di lottare per essi quando gli vengono negati o sottratti. Ma quali sono questi diritti legittimi? Per Salen sono in piena assonanza un po' con la classificazione locchiana, credo, di società libera, il rispetto della persona, la preservazione della vita e la tutela della proprietà. Tre cardini li chiamano nel sito visto della società libera. Ma il fondamento di questo diritto legittimo, la proprietà in particolare, non risiede nel fatto puro e semplice del possesso del bene, del poterne disporre, ma nella sua origine. La proprietà è in verità la materializzazione, dice Salen, di processi intellettuali di creazione. Ogni persona ha diritto alla proprietà perché l'ha generata con la sua intelligenza, la sua creatività, la sua passione e i suoi sforzi, organizzando i processi produttivi e plasmando un po' la materia. L'uomo in questo senso è proprietario dei suoi talenti e quindi immediatamente, tramite questi, di tutto ciò che ha creato con questi strumenti. Il passaggio da tale assunto alla legittimazione della proprietà delle multinazionali però è assai molto complicato e nel saggio non vi è alcun riferimento al problema. Credo che sia questo un problema teorico e politico tutt'altro che secondario. È un tema un po' che mi ha fatto sempre riflettere questo, perché io, essendo poi un progressista liberale, mi sono sempre posto il problema che riguarda la legittimità della proprietà delle multinazionali. Perché quasi tratta di accettare il salto dal concetto per cui si è proprietario, dal concetto per cui io sono proprietario di ciò che creo direttamente o con alcuni collaboratori, a quello di essere proprietario di ciò che creo tramite migliaia di persone. In contesti di libero mercato, in cui il mio gigantismo aziendale è una presenza imbarazzante, bisogna ammettere, è il fondamento, sembra in qualche maniera allontanarsi dal fondamento antropologico che Salen richiama, cioè io, va bene, sono proprietario di ciò che produco, una rappresentazione intuitiva, persuasiva, ma che sembra funzionare nel contesto, diciamo così, locchiano, quando ancora le multinazionali non esistevano, ed era ragionevole che il gentleman inglese in quel periodo potesse godere legittimamente del diritto di proprietà, no? Perché era direttamente inserito all'interno della sua azienda con qualche decina di operari. La giustificazione utilitaria della libertà economica, ricorda Salen, si riconduce all'argomentazione ben conosciuta nel pensiero liberale, secondo cui, lasciando gli uomini liberi, questi creeranno la maggiore prosperità possibile nel loro contesto, con una retrazione altrettanto positiva. Utilizzando questi concetti teorici, Salen poi analizza alcune situazioni a livello mondiale, il passaggio un po' dalla dimensione teorica poi all'analisi di fatti storici attraverso questa linea di categoria concettuale. Il documento Economic Freedom of the World, pubblicato dal Fraser Institute e dal Kaplan Institute, mostra che nel XXI secolo vi è stato un certo deterioramento dell'indice di libertà economica per l'Italia, la Francia e il Regno Unito, e una parallela diminuzione della loro prosperità. Al contrario, la riduzione dei vincoli economici si accompagna a maggiori tassi di prosperità in paesi come Hong Kong, Singapore, Nuova Zelanda e Svizzera. L'interventismo statale in questi tempi di crisi appare ai politici e alle masse una soluzione adeguata quanto necessaria ai loro problemi sociali, mentre ne è inconsapevolmente la causa. Occorre avere il coraggio politico con la visionarietà culturale di rimuovere i tanti, troppi vincoli che sembrano tutelare l'equità sociale, ma in verità finiscono per strozzarla perché inibiscono proprio il motore sociale che produce la ricchezza.
La verifica empirica di questo principio economico-sociale, più libertà economica, quindi più prosperità, è condotta anche su esperienze storiche del XX secolo. I regimi totalitari, sottolinea Salè, come il comunismo, si sono illusi di poter migliorare il benessere sociale privando le persone della libertà di intraprendere, di riprodurre, vendere, cambiare, eccetera. Ma la caduta del muro di Berlino, nell'ormai lontano 89, fu chiaro che l'economia pianificata dall'alto e diretta da funzionari dello Stato avevano generato solo miseria e chiara ricchezza. Ciò che è certo, secondo Salè, è che il nesso positivo esiste tra libertà e ricchezza, ma non tra quest'ultima e la libertà democratica. Sempre nel XX secolo, molti stati africani furono forzatamente democratizzati, spinti dalla credenza che l'essere liberi politicamente comportava un automatico sviluppo economico. Infatti hanno smentito clamorosamente questa relazione. In assenza di libertà economica, le democrazie degenerano velocemente in democrazie assolutistiche che creano vincoli per favorire lobby e gruppi di persone. Ora mi avvio alla conclusione, tralascio tanti altri contributi preziosissimi che ci sono nel libro, e mi mettiamo così di piacere al pubblico di leggerli, e vorrei solo focalizzarmi su un tema che eventualmente vorrei che la vita tornasse a focalizzare, che è quello della libertà dalla politica. Non è la libertà della politica, ma la libertà dalla politica. Sembrerebbe in qualche maniera un fenomeno di anzi politica. La 5 Stelle. La 5 Stelle, siamo di quel nome. Andrea Bitetto, che è membro del consiglio direttivo di Società Libera, intitola il suo contributo proprio se la politica diventa libertà dalla politica. Proprio questa, la libertà dalla politica, dice, è la vera libertà politica che dobbiamo ricercare. Non si tratta, dicevo, di antipolitica, né di una vuota e utopica pretesa di vivere una società senza Stato. Se vi è mai stata una simile demenziale utopia, è quella della società comunista, di marziana memoria, che costituirebbe l'approdo della storia umana in cui gli uomini sono tutti uguali, il signor Smith di Matrix, il signor Rossi delle barzellette, perché viene cancellato lo Stato borghese, rileviato come generatore di guardazione e pressione. Nella concezione liberale di autori che sono un riferimento costante dei liberali o dei amanti del liberalismo, Tocqueville, Stuart Mill, Popper, Hayek, Rinaldi, Salvini, lo Stato di diritto è lo Stato che garantisce, è lo Stato, solo Stato che garantisce i diritti fondamentali e che deve essere uno Stato minimo, per dirla con Robert Nozick. Lo Stato minimo esercita i poteri e legifera non più di quanto serve per garantire la cosiddetta libertà negativa della persona, ovvero la libertà dai vincoli che lo Stato spesso impone, tanto alla vita privata, pensiamo a credenze morali e religiose trasformate in leggi dello Stato, facciamo il nome di Webby, di Glad, quanto alla vita economica, il nome dell'uguaglianza, del welfare state, della tutela del bene comune, che spesso poi lasciano il campo libero alle lobby burocratiche affaristiche. Il vasto e pericoloso processo di espansione della politica, come una sorta un po' di colpo nero di petrolio, è una violenta militarizzazione dell'economia e indebita fonte di arricchimento per partiti politici, purtroppo con e senza scrupoli. La libertà dalla politica è quindi il rifiuto della gigantocrazia statuale, non so se esiste questo termine, gigantocrazia, ma leggendo un libro è venuto da inventare questa parola, di uno Stato che si ingigantisce fino ad assorbire gli spazi del mercato e della società civile. Ma questo rifiuto è in pari tempo anche richiesta di stati leggeri e regolatori, orientati alla difesa dell'esercizio del diritto e non alla garanzia dell'uguaglianza sostanziale. E questo potrebbe venire a storcere il naso, se no non la rappresentiamo con la seconda parte di questi oltre che contro, e questa è la posizione degli innamorati del liberalismo, dell'uguaglianza, delle opportunità che restituiscono alla persona il piacere e il dovere di affermarsi con i propri talenti, senza aspettare sempre la mano del cielo. Voglio chiudere con un sentito e convinto omaggio alle battaglie liberali, citando il manifesto della libertà che è collocato in chiusura al libro. Dice: società libera avverte la necessità di un neoliberalismo
che abbia il senso di un'avventura intellettuale, di un atto di coraggio, di necessità di uno scatto di reni, di una profonda trasformazione culturale che inizi dallo snellimento della Costituzione nelle sue parti a liberare. Anche questa parola nuova. Von Hayek e in modo particolare ancora Popper,
Bruno Leoni, Einaudi, Salvemini e alla fine anche Sturzo. Io dicevo al professore prima di entrarci, ma Sturzo in realtà è un cattolico, in che senso Sturzo può essere avvicinato al pensiero liberale? Però poi abbiamo discusso un pochettino, abbiamo comportato che in realtà c'è un'assonanza, una vicinanza per alcuni aspetti anche tra cattolicesimo e il liberalismo. Nel libro viene osservato in modo particolare nel saggio di Marco Marchese, dal titolo Responsabilità individuale e libertà politiche, che il termine liberismo, per come lo usiamo noi in Italia, è un termine che è usato in modo erroneo e quindi di conseguenza a livello internazionale in realtà si usa un solo termine, il termine liberalismo. E il termine liberismo, come ricordava poco fa il professore Caligiuri, in realtà in Italia è usato in termini negativi, in termini dispregiativi, per indicare un tipo di economia in qualche modo che è un'economia capitalista, un'economia che sfrutta. Io di solito ho insegnato sempre che il termine liberalismo doveva essere inteso come quel termine che derivava da Locke, dei due saggi sul governo di Locke, e quindi di conseguenza era qualcosa che riguardava l'aspetto politico, la concezione politica, mentre il termine liberismo l'ho sempre associato a quello che sosteneva Smith nel testo classico La ricchezza delle nazioni, quindi una concezione che io in qualche modo attribuivo a un modello economico dove in qualche modo il modello economico liberista presupponeva in linea di principio ideale un modello politico liberale, quindi si trattava per me, ma adesso correggio il tiro, della faccia delle due facce della stessa medaglia. In ogni caso esce fuori dalla letteratura questa definizione di liberalismo. Il liberalismo è la concezione dell'uomo, dell'economia, della politica, della società, che ha al centro l'idea dell'esistenza dell'individuo come entità autonoma, indipendente e capace di operare in modo libero. Vincenzo Lita, nel saggio introduttivo La libertà al di là dei luoghi comuni, mette inoltre con forza la distinzione anti-ideologica tra persone libere e persone liberali. Cioè il testo che stiamo cercando di capire in realtà persegue la libertà delle persone, non persegue una persona liberale. Una persona è liberale nel senso in cui in qualche modo ha raggiunto una certa libertà individuale. E quindi l'associazione libera ha come obiettivo quello di raggiungere non una libertà astratta, una libertà di principio, ma una libertà concreta, una libertà che riguarda, e questa secondo me è un'altra parola chiave, appunto l'aspetto individuale delle persone. Si tratta di raggiungere la libertà individuale. Libertà individuale concreta che va oltre il concetto di uguaglianza. Infatti, nel saggio di Luigi Caramiello, la comunicazione libera, eccetera, eccetera, sostiene alla fine che una società può essere uguale, cioè in una società ci può essere uguaglianza ma non c'è libertà. Il fatto che, prendiamo l'esempio classico delle democrazie sia occidentali ma anche dei vecchi regimi socialisti, cioè gli individui erano uguali però ciò non implicava che erano liberi, quindi uguaglianza non si identifica con libertà. Bene, invece ciò che persegue il testo e l'associazione è quello di fa sì che gli individui siano alla fine degli individui completamente liberi. Bene, nel senso che l'uguaglianza non garantisce questo fattore di libertà. Ovviamente al centro, come ricordava il professor Caligiuri, tutta la riflessione c'è il saggio di Salemo. E la prima libertà che bisogna perseguire è la libertà di tipo economica. Allora, a questo proposito, Salè dà una definizione di libertà
che già è portato in discussione per il giorno, ma che io ti leggo, lo riporto, perché è una cosa abbastanza forte, abbastanza curiosa. Dice Salerno: essere liberi e poter scegliere la propria vita senza subire vincoli da parte degli altri. Essere liberi, dice Salerno. Quindi uno potrebbe dire, ma che c'entra questo punto? Il fatto che l'ho già messo in evidenza sono le religioni, ma io lo ripeto. Cioè sembra qualcosa di molto astratto, di molto, di molto. Poi subito dopo dice, e poi dice che cosa? Che l'uomo, che la possibilità per l'uomo di essere libero si dà perché gli esseri umani hanno questa capacità, cioè la capacità di ragionare, cioè di poter scegliere essi stessi, di poter scegliere essi stessi i loro obiettivi e i mezzi per raggiungerli. Quindi guardate che qui mette in gioco un discorso molto profondo della natura dell'uomo, molto complesso. Cioè mette in gioco il discorso di ragione. Essere libero vuol dire utilizzare la ragione, usare la ragione. Cioè vuol dire che io compio un atto libero quando e soltanto quando io metto in gioco la ragione. E in qualche modo io qui lo leggo così in un modo, come posso dire, personale, cioè che è attraverso l'esercizio di tale libertà, io metto tra parentesi presunta libertà, perché qui vorrei fare una piccola critica su questo discorso della libertà, tutti i problemi sociali saranno risolti. O forse questo è una lettura ingenua del liberalismo, il fatto che la libertà praticamente è un determinazione, non basta perché possa raggiungere la libertà. Ora, Salem, nel saggio citato, associa all'idea di libertà anche l'idea di risorsa, l'idea di risorse di proprietà. In modo molto sottile, egli sostiene che le risorse non sono limitate, cioè quindi le risorse naturali, attenzione, non sono limitate in sé, ma sono limitate soltanto dalla capacità che ha l'uomo di trovarne sempre delle nuove. Cioè, che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire questo. Io fino a qualche tempo fa utilizzavo come fonte energetica principale il petrolio. A un certo punto qualcuno ha pensato che posso usare, che ne so, l'energia eolica, o posso usare, che ne so, per esempio, le maree, e quindi posso sfruttare altre forme di risorse. Quindi, che cosa limita l'azione umana, la libertà umana? Non è la natura. Ma il limite è l'uomo, è la capacità dell'uomo di pensare delle cose nuove. Quindi attenzione, questo che cos'è il limite? Che è al centro del discorso di Salerno. Non c'è più la natura, ma c'è l'uomo. Quindi l'uomo, la persona, diventa al centro della ricchezza, al centro della libertà, al centro dell'economia. E la risorsa vera sta nelle facoltà che l'uomo mette in gioco, non sta nella natura come qualcosa di, come posso dire, non umanizzato o non umanizzato, cioè qualcosa di incentivo. Quindi l'uomo, nella misura in cui è capace di usare la sua intelligenza, è una risorsa. Bene? E quindi in questo senso come libero. Inoltre, come ricordava prima Antonio, alla base della traduzione ci sono tre principi che sono classici, in effetti anche ci sono, perché sono in realtà il rispetto della persona, quindi della libertà in qualche modo, la vita e la proprietà. Dove proprietà e libertà sono strettamente connesse. Dove la proprietà privata è intesa come riferita a tutto ciò, quello che ho detto poco fa, tutto ciò che l'uomo crea con i processi del suo pensiero, di cui può disporre liberamente, alienando o meno i beni prodotti. Potremmo dire che alla domanda che cosa si deve intendere per proprietà privata, e questo è un concetto che possiamo dire che in qualche modo scardina la vecchia idea che avevo almeno io di proprietà privata, si deve rispondere: è proprietà privata tutto ciò che l'individuo ha la capacità di realizzare con la sua intelligenza, con le sue capacità, con la sua creatività, e pertanto che gli appartiene. Cioè qualcosa che produco io e qualcosa che mi appartiene, questa è la propria privata, nessuno la può prendere questa cosa che io realizzo, quindi nessuno ha diritto di disporre salvo lui stesso della cosa che ha prodotto. In tal senso
Salem concepisce l'individuo come una realtà autonoma, e qui faccio un po' la critica, svincolata dal resto della società, che produce con la sua intelligenza individuale risorse che può sfruttare liberamente senza che gli altri e lo Stato possano interferire. Alla base della libertà vi è la sfera economica, sfera in cui l'essenza della natura umana è la libertà, è messa in atto in relazione alla proprietà. La proprietà ha alla base l'idea che prima di ogni altra cosa si è e si deve essere proprietari di me stesso. Io sono proprietario di me stesso, ed essendo proprietario di me stesso, tutto ciò che io produco fa parte della mia proprietà privata. Pertanto, Salen ancora scrive, fonte di ogni ricchezza, la fonte di ogni ricchezza è di ordine immateriale e intellettuale. Cioè, metto tra parentesi, l'esercizio delle facoltà umane è il risultato dell'attività economica e molto spesso, anche se il risultato è molto spesso materiale, visibile, misurabile. Può allora essere questo prodotto misurabile e visibile accaparrato per mezzo della coercizione, e quindi, dico io, essere proprietari della propria essenza in quanto persone pensanti e razionali, lo traduco in termini più comprensibili. Nel momento in cui produco qualcosa, questa produzione implica che cosa? Un aspetto intellettuale, un aspetto creativo, un aspetto di pensiero. Questo mio produrre pensiero si concretizza in qualcosa di concreto, si concretizza in una realtà, in un oggetto. E quindi di conseguenza questa cosa che io ho prodotto la posso allenare, la posso conservare, qualche altro se ne può appropriare, ma queste idee di Salim mi andrebbero molto bene se estremizzando si potesse affermare che tutto quello che è frutto del mio lavoro, parola che non usa Salem, intellettuale e materiale, mi appartiene, anche quando sono obbligato da leggi antiliberali ad avere soltanto in cambio un salario e non il prodotto della mia creatività e del mio lavoro. L'errore che io individuo modestamente nell'analisi di Salem è che, primo, non parla di lavoro, ma di una creatività in qualche modo, come posso dire, astratta, anche se poi si traduce in qualcosa di progettivo. Quindi fa una distinzione fondamentale tra un lavoro intellettuale e un lavoro manuale, dando valore a quello intellettuale e svalorizzando quello manuale. Secondo, suppone che l'individuo sia una realtà astratta, cioè una realtà scollegata dal resto della società, come se le idee che egli ha prodotto non fossero frutto del suo vivere sociale. Questa è una cosa che secondo me è un errore di Salem, ma un po' lo riscontro in tutto il testo di questa cosa. Terzo, che senza gli altri, questa cosa che secondo Salem non mette in gioco, egli non avrebbe nessuna possibilità di produrre alcun tempo. La sua sola intelligenza non è una cosa che ritengo che non esista, perché io dico che l'intelligenza è sempre un'intelligenza sociale. Spero di aver chiarito un po' questo discorso della concezione che Salem dà sul discorso della produzione, che è estremamente interessante. Attenzione, io ho provato a fare piccole critiche, però credo che sia estremamente interessante, sia un'apertura enorme alla concezione di proprietà privata, la concezione anche, come posso dire, di beni che produco e quindi del valore che dovrà dare a questi beni che produco. Al secondo livello della libertà economica vi è la libertà politica. In modo particolare Andrea Bitetto, nel saggio che citava anche Antonio, se la libertà politica diventa libertà dalla politica,
sostiene, e questo mi interessa per un discorso che voglio svolgere, che essere liberi significa godere di una sfera d'azione più o meno larga, non controllata dagli ordini del potere statale. E questa è una è un'idea che è addirittura di detto attribuisce la base originale addirittura da Kant, che poi è l'idea classica del liberalismo, no? Cioè essere liberi significa godere di una sfera d'azione più o meno larga, non controllata dagli ordini del potere statale. E il fine del pensiero liberale è quello di allargare sempre di più la sfera delle elezioni non impedite, mettendo al centro l'idea del singolo individuo e della sua libertà. Lo Stato liberale è quello in cui l'ingerenza, sono le idee classiche del liberalismo, lo Stato liberale è quello in cui l'ingerenza del potere pubblico è quanto più possibile ristretta. Questi principi, sempre secondo Pitetto, Andrea Pitetto, non si contrappongono ai principi della democrazia, per come l'ha pensato Rousseau. Ove per questo, secondo Rousseau, essere liberi significa non avere leggi, ma dare leggi a se stessi. Cioè le leggi sono originate dal cittadino, direbbe Rousseau. E pertanto, dice ancora Rousseau, lo Stato democratico è quello in cui sono numerosi gli ordini di autogoverno. Quindi questo autore non trova una contraddizione con la Costituzione liberale tipica di Locke, quella democratica di Rousseau. In tal senso, io dico, il diritto non proviene dallo Stato e va verso il singolo, ma al contrario. Il diritto si fonda a partire dal singolo, bene, il quale in qualche modo dal suo interno lo fa diventare qualcosa di esterno, lo diventa dal punto di diritto. In altri termini, l'individuo si autodetermina, la legge non è altro che l'autodeterminazione che i singoli individui si autodanno. Quindi l'idea centrale del liberalismo è, ripeto, l'idea di libertà, ma la libertà sia economica che politica non è vista come un principio astratto che riguarda una non ben definita umanità, ma come un fatto che si riferisce alla completa libertà individuale. Quindi, per libertà individuale si deve intendere la capacità di autodeterminarsi in tutto, a partire da se stesso, dalla propria ragione e intelligenza, non riconoscendo nessun'altra autorità morale, sociale, economica e politica che possa decidere al mio posto. Questo è accettabile nelle misure in cui, come sostenuto Lord Acton, storico e politico liberale britannico, citato da Marco Antonio Patriarca, vi sono più persone al mondo capaci di governare se stesse che persone capaci di governare gli altri e che, sostenendo la tesi, secondo Acton, che al mondo vi sono più persone capaci di governare se stesse che persone capaci di governare gli altri, e che ogni uomo è il migliore giudice di ciò che è bene per lui. Quindi di conseguenza, mettendo al centro della società il singolo individuo, secondo Patriarca, si perseguirà quella libertà individuale che renderà la società migliore. Ora, il problema principale del libro, secondo me, è che oggi si è liberi, si chiede liberi, si è liberi oggi di vedere. La risposta è che nei paesi democratici c'è una tendenza statalista e collettivista che impedisce una vera libertà individuale e che tutti i mali di questa società, come le crisi economiche, provengono da questo problema, dal fatto che c'è poca libertà. A livello internazionale vi sono delle spinte nelle aree islamiche a regimi di tipo autoritario e totalitario e quindi necessario combattere contro le cause di un allontanamento delle idee liberali, se si vuole il progresso e il benessere sociale. Olita, nel saggio La libertà al di là dei luoghi comuni, sostiene che il problema dell'assenza di libertà a dimensione planetaria è apposta alla base di quello del cibo. Il testo infatti risponde, come dicevo poco fa, all'Expo di Milano. In particolare,
la sfera delle libertà individuali sul piano culturale, teoretico, ideologico, vanno perseguite contro qualsiasi visione ideologica, da collocare in un modello astratto di felicità inesistente. Central Leader sostiene che oggi vi sono dei detrattori del liberalismo, sia nelle democrazie occidentali, alcuni che sostengono con presupposti ideologici il collettivismo, lo statalismo, e sono autori anche nelle democrazie di un tipo di economia pianificata. Vedono in esso la causa di tutti i mali della società moderna, senza vedere che in verità dove vi è libertà vi è stato, varie volte ripetuto nel libro, che in realtà le condizioni economiche liberali a livello mondiale hanno portato a un benessere che fino a questo momento non c'era mai stato sul nostro pianeta. D'altro canto, continuo Libra, si oppone alle idee di maggiore libertà anche addirittura alla chiesa di Papa Francesco, perché secondo il saggio di Libra, in qualche modo il modello di Papa Francesco è un modello antiliberale, perché persegue addirittura una visione di tipo cauperistico per certi versi. Dal punto di vista dell'energia ha una prospettiva di tipo luterano e non abbraccia assolutamente che cosa? Le posizioni di tipo calvinistico. Inoltre, ancora, sempre vita, fa una distinzione molto forte, molto netta tra capitalismo e liberalismo. Il liberale, in quanto tale, deve essere critico, secondo Vita, del modello capitalista. Esso deve essere modificato, il modello capitalista, nel senso in cui non è assolutamente perfetto. Pertanto il vero liberale, rifuggendo dalle economie pianificate, che abbiamo visto in opera in tutto il Novecento, cerca di modificare al meglio la società capitalista, va bene? E quindi il liberalismo acquista come unica possibilità dell'umanità, l'unica possibilità concreta, anche se l'atteggiamento da assumere nel confronto del liberalismo è quello critico, che possa in qualche modo trasformare e migliorare le condizioni reali della nostra società. Una nota a parte va fatta sulle democrazie occidentali. Già Tocqueville aveva criticato nel famoso saggio La democrazia in America e nell'altro altrettanto famoso saggio dal titolo L'ansia del regime e la rivoluzione, l'idea di democrazia. Nella misura in cui Tocqueville aveva sostenuto che nelle democrazie vi era il governo della maggioranza e il governo della maggioranza è un governo che non sempre in qualche modo porta delle, appunto, verso la libertà. Allora, la differenza fondamentale sta nel fatto che l'individuo è al centro del sistema liberale, mentre alla base delle idee democratiche c'è il concetto di popolo, che è qualcosa di astratto, di indifferenziato. La democrazia, dice ancora il testo, corre il rischio di diventare un regime statalista e non libero, in quanto si instaurerebbe la dittatura della maggioranza. Pertanto Giovanni Giorgini, nel saggio La libertà politica, sostiene che i liberali devono combattere delle battaglie, e proprio la battaglia principale è quella di esportare le idee liberali, non contro la democrazia, che è un insieme di istituzioni che devono essere fondate sugli ideali liberali, e quindi in qualche modo tendono verso una trasformazione della democrazia partendo dai presupposti proprio della libertà liberale. Ciò significa che la concezione liberale è una concezione che critica non solo lo statalismo collettivista autoritario, ma anche qualsiasi forma di democrazia che ha adotto una forma allargata, in forma allargata, una concezione restrittiva e controllata dell'economia, della società del diritto, dell'informazione e dell'educazione. Per Marco Antonio Patriarchi, il liberalismo è l'unica dottrina politica che si conosca, che metta al centro del suo programma politico
la libertà individuale garantita nello Stato di diritto al quale è sottoposto lo stesso Stato. Sempre secondo il Patriarca, non tutti i democratici possono definirsi liberali. E difatti cita il famoso saggio di Benjamin Constant, dal titolo La libertà degli antichi comparata con la libertà dei moderni, in cui si evidenzia come l'elemento distintivo fondamentale della vecchia democrazia greca e quella attuale stava nel fatto che la democrazia greca era una democrazia in cui era possibile al singolo individuo partecipare direttamente alle regole democratiche della vita, mentre oggi nelle democrazie occidentali, dato che si tratta di democrazie rappresentative, la possibilità da parte del singolo individuo di interferire sul potere dello Stato è una cosa molto più complessa e più difficile. Allora, che cosa si intende per libertà in generale? Luca Guzzardi, ricercatore di filosofia presso l'Università di Milano, nel saggio Il coraggio di sapere, la libertà di ricerca e la società aperta, riparte dal concetto di libertà di Kant. Kant, lo mette in evidenza Guzzardi, non presuppone la libertà umana come un dato a priori. Egli, Kant, sostiene che la libertà deve fondarsi sull'educazione dell'individuo e pertanto la libertà individuale non è un punto di partenza, ma un punto di arrivo. Dice Guzzardi, solo l'educazione, avendo come riferimento Kant, al vero e l'incessante esercizio della ragione rende liberi. E continua. Kant, nel breve saggio sull'illuminismo, esprime una concezione di autonomia, di autonoma libertà positiva, nella misura in cui poggia sull'invito a non lasciarsi governare degli altri. In altri termini, a non lasciare che altri interferiscano dettando le nostre scelte. Kant, che in qualche modo è considerato dai liberali un padre del liberalismo, per certi versi, ha incentrato tutta la sua filosofia sul concetto di libertà. Nella critica della ragion pura, della ragion pratica e della metafisica dei costumi, egli può coincidere la libertà con la ragione. Nella misura in cui un'azione libera si è guidata totalmente da principi ragionali basati sulla ragione. E poi è lo stesso principio che ho cercato di vedere anche in tutto quanto il testo che ho provato a guardare. In altri termini, io sarò libero quando riesco a fare ciò che voglio, sulla base delle mie ragioni, non condizionato dagli istinti, dal mio desiderio e né dagli altri, cioè le pressioni esterne e interne che limitano la mia libertà, la mia libera scelta incondizionata, dove incondizionato per Kant è sinonimo di razionale, fondato sulla ragione. Però Kant è ben consapevole che l'uomo non è di fatto mai libero, ed è una cosa che ci fuori anche dal tuo libro. Il liberalismo è un modello che è in qualche modo ideale da perseguire, e quindi la libertà individuale è qualcosa che anche in tutto il testo non è dato come qualcosa che è presente a priori. Però Kant è fortemente consapevole del fatto che l'uomo di fatto non è mai libero, poiché le sue azioni sono sempre condizionate dai bisogni, o meglio, da un certo punto in poi, dai desideri, cioè dal nostro corpo e dagli altri. E qui faccio una piccola nota sul desiderio come qualcosa che è distinto dal bisogno. Il desiderio, quando nasce, dà origine all'individuo distinto dalla massa. Sulla nascita storica del desiderio, come realtà alta dal bisogno, vedi sempre in questo testo il saggio di Marco Romano, dal titolo L'aria delle nostre città rende liberi, secondo il quale il desiderio si presenta come altra cosa dal bisogno, a partire dal periodo dell'urbanizzazione occidentale, cioè intorno all'anno 1000. Il desiderio caratterizza, che cosa? Sempre secondo Romano, la nascita dell'individualità in opposizione all'antico modello sociale in cui il singolo non aveva voce in capitolo. Romano scrive che
in questa città europea la vera grande rivoluzione culturale consiste nella convinzione che non esista più il nudo bisogno, ma esista soltanto il desiderio. Quindi, in altri termini, secondo questo autore, le libertà individuali hanno una datazione storica quando sono nate le città in Occidente. Confino con quello che dicevo poco fa sulla libertà per quanto riguarda la Carta. Continuando il discorso sulla concezione della libertà in campo, si deve sottolineare che infatti nella critica della ragion pratica identifica la libertà umana come uno dei tre postulati metafisici, insieme a Dio e all'immortalità dell'anima. Pertanto, non sto a spiegare i dettagli della cosa, l'uomo non è mai completamente libero, non usa mai la ragione pura pratica, ma supponendo la libertà, il suo comportamento deve tendere verso questa libertà, cioè verso il mondo momento, il mondo ideale di fine, che lavoro di spiritualità. In tal senso parlare di libertà individuale, io dico, è un ossimoro. Che tradotto in un linguaggio ordinario vuol dire questo. Presupponendo un essere umano che sia completamente maturo, nel senso che quando agisce usa la ragione e non si muove né per capriccio, né per interesse, né per altro, ecco, secondo voi, un tale individuo non sarà condizionato dalle sue scelte, dal fatto che è un figlio e quindi si sente in dovere verso i genitori, che è un padre e quindi si sente in dovere verso i figli, che è un amico e quindi si sente in dovere verso gli amici, che per vivere deve rispettare le regole sociali in cui può inserire, e quindi che in altri termini le sue azioni non sono mai, non dico totalmente libere, ma nemmeno semplicemente libere. Pertanto, il presupposto mai dimostrato che sta all'origine di tutti i ragionamenti svolti nel libro, cioè l'uomo che usa la ragione per guidare la sua azione, è qualcosa che è e rimane un ideale irraggiungibile in questa vita, come diceva Kant. Ecco che, a mio avviso, i presupposti teorici del libro sono, in fondo, sono errati quanto le azioni concrete che propone, per quanto le azioni concrete che propone sono condivisibili. Allora, questa è una mia dicotomia. Io penso che la maggior parte dei ragionamenti che escono fuori anche dal testo e anche da quello che alla fine dice nel manifesto, eccetera, eccetera, sono molto ragionevoli, molto condivisibili. Sono sicuro che se venissero attuati la nostra società migliorerebbe certamente. Dal punto di vista teorico, però, scontro una contraddizione. Cioè, non esiste, a mio avviso, il diritto libero, che poi in realtà fa cadere tutto il sistema teorico che è messo qui in gioco. Mi volevo concentrare infine sulla forma di Stato ideale del liberalismo. Lo Stato ideale liberale non coincide né con la democrazia né con il totalitarismo, lo disegno in precedenza. Si tratta di un modello di Stato da perseguire, cioè non ancora attuato. Il liberale anche, come sopra evidenziato, contro un modello di Stato democratico tipicamente oggi in vigore nell'Occidente. Quindi lo Stato democratico oggi come è in Occidente, c'è una classifica che prima ha ricordato Antonio sul fatto che sul grado di libertà dei paesi del mondo. L'Italia non è messa benissimo, è messa a un livello abbastanza basso, vicino a dei paesi che ci sono dei regimi di tipo totalitario. Quindi di conseguenza, se si misura il livello di libertà dei paesi, l'Italia avrebbe moltissimo ancora da migliorare e da andare verso un Italia di tipo liberale. Quindi dicevo, liberale anche, come sopra evidenziato, contro il modello di tipo democratico tipicamente oggi in vigore nell'Occidente, poiché ha dei tratti statalisti accentuati che limitano la libertà di iniziativa del singolo. Quindi la democrazia deve essere sostituita, più che sostituita, forse migliorata, da uno Stato ancora più libero, che valorizza la libertà individuale, riducendo al minimo le tasse, entrando pochissimo nelle decisioni liberi che i singoli cittadini intervengono e adottano. Ovviamente il liberalismo politico è totalmente l'opposto ideologico dello statalismo. Statalismo che sembra eliminato, che sembrava eliminato dopo la caduta del muro di Berlino, ma che si presenta per altri aspetti nelle ideologie democratiche e soprattutto in centrale del mondo dove vi sono governi
che impongono stati di tipo totalitario sulla forma del dispotismo orientale, logica patriarca, uno degli autori, fortemente di tipo antiliberale. Quindi che cosa accade? Accade questo. Le società democratiche occidentali hanno delle democrazie che in qualche modo ancora devono essere perfezionate, perché non rispettano i principi liberali e quindi possono essere modificati. Dipende da che tipo di società, di democrazia occidentale ci troviamo. Nel mondo africano, nel mondo islamico, lì c'è ancora una lotta più forte contro il modello liberale. Bene, quindi l'associazione Società Libera ha come obiettivo quello di migliorare le condizioni di libertà nel mondo occidentale, combattere contro chi non vuole questo miglioramento del mondo occidentale, ma combattere anche contro i regimi poco liberali che ci sono in Africa e ovviamente in Medio Oriente. Lo Stato liberale parte dal presupposto che la libertà di conseguire la libertà economica, basata sul principio della self-care. Io ritengo che sia ancora un principio valido. Questo principio, utilizzato da Smith e Mill, ha trovato nel corso del Novecento, nella cosiddetta scuola austriaca, economica austriaca, un forte sviluppo. Le figure di immensi economisti come Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek, di cui Rubettino ha pubblicato tantissime opere. Ebbene, ritengo che il pensiero di Von Hayek è da un mio punto di vista estremamente interessante. Von Hayek sosteneva che un sistema economico completamente libero da vincolo statale non è un sistema economico completamente libero da vincoli statali, non è frutto di interventi umani volontari, bensì di azioni umane involontarie e spontanee. Sosteneva che esso sia il risultato di azioni umane, ma non di progetti umani. Risultato di azioni umane, ma non di progetti umani. Von Hayek sostiene, mette il meccanismo dei prezzi allo stesso livello, per esempio, di quello del linguaggio. Von Hayek descrive il meraviglioso sistema dei prezzi, cioè la libertà del mercato, questo vuol dire il discorso dei prezzi, no? Il meraviglioso sistema dei prezzi è il meccanismo perfetto per comunicare informazioni con la velocità del vento anche nelle regioni più remote. E questo lo dice in un testo dal titolo La fatale presunzione, dove la critica è rivolta verso le economie statalizzate, in cui si presuppone che cosa? Che un'economia pianificata fosse di sopravvivere. Che cosa significa questo? Questo che ho citato di Von Hayek significa qualcosa che si colloca oltre il presupposto di libertà che richiamavo in gioco a proposito del mercato. L'azione umana è un'azione che non ha principio nazionale, questo è il principio progettuale che la guida, ma un principio irrazionale, un principio che non può essere spiegato scientificamente, non a caso. Marco Antonio Patriano dice, anzi scrive, contrariamente a quelle positiviste, utilitariste o socialiste, il liberalismo non ha mai avuto pretese scientifiche di aspirazione sociale e religiosa. Perciò significa che in generale basta che l'uomo sia libero di agire, perché questo porta naturalmente a un equilibrio politico-economico dei mercati e delle ricchezze, al benessere e al progresso. E questo senza nessuna spiegazione razionale o progettualità statalista o collettivistica tipica dell'economia verificata. In altri termini, esiste, sulla base di quello che dice Friedrich von Hayek, un principio esterno alla ragione umana che dovrebbe regolare naturalmente la vita dell'uomo, un po' la famosa mano indistinta di Smith, un principio provvidenziale che porterebbe la società umana verso il bene con la B maiuscola. In altri termini, si nega, attenzione, non sto criticando Von Hayek, lo sto apprezzando, cioè Von Hayek dice una cosa molto, estremamente interessante, non so se sono riuscito a spiegarla per bene, c'è una cosa di un valore, secondo me, enorme. In altri termini,
si nega alla ragione umana e ci sono razionali valide che si riconosce proprio il limite di tale ragione, l'impossibilità di portare l'umanità attraverso il progetto della pianificazione verso il benessere. Non si crede, in altri termini, proprio alla ragione dell'uomo, alla sua onnipotenza, al suo sostituirsi a Dio, tipico dell'economia pianificata. Ma in contrapposizione a ciò, alla base del suo pensiero, vi è una fiducia, una fede, una credenza nella onnipotenza delle azioni libere dell'uomo, la quale però, le quali però risulteranno, come in definitiva in Bibbia e in Hegel, guidate da un principio che è rivolto sicuramente verso il bene, da una qualche forma di provvidenza. In definitiva, l'azione umana non sarebbe veramente libera, sarebbe guidata da una mano di Sindra, che dicevo poco fa, che la indirizzerebbe naturalmente verso il bene. O meglio, lasciarsi guidare liberamente dai propri desideri sarebbe il massimo della razionalità del comportamento umano. Le scelte oggettive individuali porterebbero a un atteggiamento oggettivo rivolto verso il giusto. Ho finito, ultima considerazione, chiudo. Il mio interesse per questo libro è stato molto alto, perché si tratta di argomenti che ritengo molto importanti. La difesa dell'unico modello politico ed economico che funziona, il modello liberale e liberista e capitalista. Contrapposizione come quelle espresse nella Carta di Milano, cito Marco Conti, nel saggio Nuove tecnologie, libertà del bisogno, in cui si difendono in realtà posizioni tipo quello alla bandana Shiva, che sono l'affermazione della necessità di un regresso tecnologico rispetto al meccanismo che ha risolto in gran parte nei decenni passati la fame nel mondo. Si può non essere d'accordo con questo modello, cosa che io per molto ho fatto, essendo di formazione marxista, ma non si può negare che esso è l'unico modello politico economico che funziona oggi realmente e che si affianca attraverso di tutti i settori del mondo. Dell'uomo appartenente a tutte le classi sociali, non perché lo scontro di classi sia finito, esso continua tra le classi del primo, del secondo, del terzo e del quarto mondo, ma pur essendoci, dove questo modello si installa, un modello liberale, liberista, crea benessere, sviluppo, cultura e libertà. Allora questo modello è perfetto? No, tutt'altro. Questo modello, io dico, fa acqua da tutte le parti, è pieno di contraddizioni radicali, ma è l'unico modello che funziona, con tutti i suoi limiti. Per anni le economie pianificate, il socialismo reale, hanno cercato di creare un modello di economia pianificato alternativo. E tutti sappiamo che cosa si è prodotto in questa società. Si è prodotto regime totalitario, deportazione di massa, assenza della libertà minima, eccetera, eccetera. Ebbene, con tutti i suoi limiti, il modello liberale liberista è l'unico in funzione oggi. Esso deve essere perfezionato, migliorato moltissimo, non sulla base di un'utopica società perfetta, ma in qualche modo sulla base di miglioramenti fattuali possibili. E in tal senso molte delle idee esposte alla fine del volume, che appartengono alla società libera, sono molto molto condivisibili e sicuramente porterebbero a un miglioramento delle condizioni economiche, culturali, ambientali e della società ambientale. Prof, naturalmente ci hanno fatto due giù pesante, no? Sì, capisco bene. Ci sono veramente delle tante tante riflessioni e si potrebbero veramente fare tante tante discussioni, ma andiamo anche a dare, sì, da un saluto a Florindo Rubettino, in modo tale che giustamente, a parte che è con noi, ma è giusto in qualità anche di componente dell'Associazione Società Libera. Grazie, sì. 3 minuti così lasciamo lo spazio a Vincenzo Vita per rispondere alle numerose sollecitazioni che sono venute dalle due belle relazioni dense dei professori Caligiuri e Pulerà. Solo per ringraziare Andrea Cardamone, il comune di Collatura, con il quale da tempo abbiamo compreso questo percorso comune di collaborazione su discussioni su temi, per quello che i libri servono a far discutere come si sta discutendo stasera. Ringraziamento oggi doppio, sia perché appunto faccio parte del comitato
della amministrazione di Società Libera, sia come editore di questo libro e di molti altri libri sui temi del liberalismo. Io credo che mettiamo in Italia l'editore di tutti ha aperto lo spazio a questo filone di pensiero. Si ricordavano i giganti, Hayek, Popper, ma ci sono davvero tanti filoni. Lo stesso Sturz è il amplissimo filone del liberalismo cattolico, che a Vincenzo Vita forse non piace moltissimo, ma che è un altro di quei patrimoni che il nostro paese dovrebbe riscoprire. Io, semplificando, credo che questo libro sia utile, come abbiamo visto stasera, per la discussione, perché credo che ci siano due parti del mondo, una affamata di libertà, che è quella parte di mondo alla quale mancano le libertà essenziali, la libertà del bisogno, la libertà di movimento, la libertà di professare le proprie idee, il proprio credo religioso, e questa parte di mondo ha una fame appunto fortissima di libertà. È uno dei ragionamenti da fare, come fare in modo di dare più libertà a questa parte di mondo. E poi c'è un'altra parte di mondo, che è la nostra, che forse non ha più tanta fame di libertà, forse perché ha avuto quelle libertà essenziali, e però ha quasi paura di andare fino in fondo sullo spingere l'acceleratore sulla libertà, perché come sappiamo la libertà si porta dietro la responsabilità, ed esercitare la libertà non è un esercizio quotidiano, costante e estremamente faticoso. E su questo si potrebbero aprire tantissimi ragionamenti che naturalmente qui non apriamo. Vincenzo Vita ha il compito di probabilmente rispondere, non riuscirà, perché insomma i temi e le domande, le questioni che sono state poste sono di così ampio rilievo che sicuramente non si può fare in pochi minuti. Io voglio solo dire che Vincenzo Vita è uno di quei personaggi che il nostro paese avrebbe, di cui ci sarebbe bisogno che si moltiplicassero, perché è una persona che crede nelle cose che fa, che lo fa solo per spirito di disinteressato, di divulgazione di idee, sperare che quelle idee possano portare anche a delle azioni, a dei risultati concreti, e soprattutto uno che crede che la libertà, prima ancora di essere libertà economica, libertà politica, libertà di ricerca, libertà di pensiero, è un valore a sé, è un fine, non è un mezzo. E credo che la grande forza del liberalismo sia anche questa, quella di essere una filosofia morale, quindi essere una filosofia politica e economica. E questo Vincenzo lo testimonia molto bene con la sua azione, quindi siamo felici di averlo qui stasera e lo ringraziamo per le cose che ci dice. Non possiamo pure infierire tutti i tanti che ci ascoltano, quindi non ringrazio nessuno, non ringrazio te, vado avanti. Sì, sono state pure belle relazioni, in modo particolare, come dire, specialmente questo Cane Giulio, vuol dire che oltre ad aver studiato il libro, ha anche studiato molto su Società Libera, perché ne sapeva quasi più di me su Società Libera, quindi vuol dire che è andata proprio a vederla da vicino, che cos'è Società Libera. Che cosa dire? Questo libro, come potete, per chi non ha avuto modo di vederlo, potrebbe sembrare già nel titolo una risposta a questo evento mediatico governativo, come io amo definirlo, che doveva cambiare le sorti culturali e quant'altro di questo paese, e di cui non se ne ricorda più nessuno, non interessa più niente a nessuno, compreso la Carta di Milano, famoso. Compreso la Carta di Milano. E via dicendo. Quindi non vuole essere una risposta né alle scuole, anche perché il libro nasce da un convegno che Società Libera ha fatto a Milano, perché sentiva il bisogno di parlare anche di libertà. Perché sentiva il bisogno di libertà? Essenzialmente per due ragioni. La prima ragione è perché anche in occasione dell'inaugurazione, quindi della partenza della Carta di Milano, ma non solo in quell'occasione, è partito tutto un fuoco di sbarramento sulla quella che chiamiamo comunemente economia di mercato, e un fuoco di sbarramento sull'individualismo in quanto tale, no? Per cui se in Africa non mangiano, la colpa è mia, se in Asia succedono le cose, la colpa è sempre mia, che dico di là.
E allora ci siamo detti, vabbè, parlano in questi termini e via dicendo, noi ragioniamo un po' più su un'altra grande criticità di questo pianeta, che è la mancanza di libertà. Cerchiamo di farlo con i numeri in mano. E poi c'è stata la seconda, come dire, cosa, e questo è un fatto quasi personale. Io ho insistito molto con i miei amici del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico di Società Libera, affinché noi facessimo prima il convegno e poi anche il volume. Quando mi è capitato in mano, sono 5 righe, mi è capitato in mano il Manifesto della Felicità, scritto da un intellettuale di area cattolica, lombarda in modo particolare, sul nutrimento delle coscienze. Io ho letto questa cosa. Il modello di sviluppo basato sul consumo sfrenato non solo mette in pericolo il futuro delle prossime generazioni, ma non porta nemmeno ad essere felici. La profonda infelicità in cui versa proprio quella società in cui questo modello ha trovato piena realizzazione è la ricca società americana, nella quale insieme al PIL sono cresciute vertiginosamente anche le dipendenze, le malattie mentali, i suicidi, in cui si compra qualcosa di costoso e privato per sostituire qualcosa di gratis e comune. Tu per esempio Aldo, c'è una bella macchina, non va bene, perché è costosa, in cui a generare spese, ho finito, quindi consumi, quindi crescita economica, è il dilatarsi delle relazioni sociali e di quei beni comuni che sono gli unici a fare davvero la felicità. Io commento solo con l'espressione, che tristezza, sapere che non posso comprare delle cose costose, che mi devo, come dire, che la società americana è la più brutta che c'è, in cui tutti si ammazzano, si suicidano, quant'altro e via dicendo, è un minimo alla povertà, per quanto mi riguarda. E allora, anche questo ci ha spinto allora a ragionare su alcune cose, e quindi a ragionare in modo particolare su, come dire, qual è realmente la situazione. Abbiamo preso alcuni dati inizialmente, tutti e due i professori giustamente hanno citato alcuni dati sulla libertà. Io non cito alcuni dati sulla libertà, cito per esempio una statistica di Fred Monhaus, che annualmente, come dire, prende in considerazione 195 paesi, che mai vedete, 195 paesi, loro dicono che il 26%, cioè 51 paesi su 195 nel pianeta, non hanno idea di che cosa sia la libertà. 55 hanno una libertà di tipo parziale, quindi rappresentano ancora il 28% del totale, e solamente in 89 paesi del pianeta, quindi che rappresenta il 46%, possiamo parlare di paesi veramente liberi. E qui casca la prima domanda, e quindi cerchiamo di interrogare, ma quando parliamo di libertà, di chi parliamo? Che ognuno qui ha la libertà, come dire, pret-à-porter, ce l'ha in tasca. Io dicevo prima che i professori, prima che iniziassimo lì fuori, dicevo anche col porto, ammazzando un paio di milioni di persone in Cambogia, oggi di lì parlava di libertà, era la sua libertà, anche altri dittatori parlano di libertà, tutti parlano di libertà, anche i democratici parlano di libertà, ma tra i democratici stessi non ci capiamo poi qual è la libertà, no? Se parla Renzi dice, perdonatemi questo excursus piccolo politico, parla di libertà, ma è la sua libertà, poi parla Berlusconi, anche lui parla di libertà, e non c'è nessuno che non parla di libertà. Perché? Perché un grande filosofo liberale, un grande sociologo, se volete anche filosofo liberale, Ralph Dahlendorf, mi insegnò, dice, Carolina, bisogna mettersi d'accordo su che cos'è la libertà, se no parliamo del nulla. Perché, come dire, dicevo prima, è preda portiva la libertà. Allora cerchiamo di dirla dal punto di vista di società libera, in due parole, due, il discorso della libertà. Il professore si richiamava a Locke, e giustamente sono dita libertà, e innanzitutto, come dire, rifarsi ai diritti naturali,
perché i diritti naturali rispetto agli altri diritti che vengono dalla giurisprudenza o di qua, dal diritto positivo e via dicendo? Perché sono quelli che uno ha nel momento in cui nasce, ecco, perché più naturali. E quindi ho la libertà evidentemente di negative e positive in alcuni momenti, evidentemente. Riferendosi a questi, in modo particolare, faccio un sunto, il professor Salè dice, attenti però che il diritto di proprietà è il principale dei diritti naturali, perché è lì il nocciolo del nostro ragionamento, perché se ho uno Stato che mi toglie tutto quello che mi deve togliere, o uno Stato che mi dice tutto quello che devo fare, anche dal punto di vista economico, finanziario e quant'altro, io allora lavoro non più per me, per la mia libertà, ma lavoro per altre cose, no? E quindi qui si potrebbero innestare ragionamenti che ci portano anche alla politica, che lasciamo da capo. Anche loro, gli amici professori, dicendo, caduto il muro di Berlino, noi pensavamo di avere davanti un mondo diverso, un po' nuovo, eccetera. Ci siamo illusi, iniziando dal liberale, evidentemente chi era dell'altra sponda politica, caduto il muro di Berlino, piangeva in quel momento. Io da liberale sorridevo e mi fregavo le mani, dicendo adesso avremo la libertà nel mondo. Ce eravamo sbagliati anche noi. Ma perché? Perché poi si è innestata una serie di luoghi comuni, no? Che quotidianamente leggiamo su tutta la stampa, di destra, di centro, di sinistra, in tutti i mezzi di informazione e via dicendo. Cioè leggiamo il politicamente corretto. Cioè quello che va di moda oggi non sono più i ragionamenti tipo quelli che abbiamo ascoltato fino adesso, ma sono parole d'ordine che devono passare spesso senza senso. Il professor Caligiuri mi è sembrato a un certo punto ha fatto un, se ricordo bene perché poi non ho preso le punte, il paragone di l'esempio di un politicamente corretto, no? Che era molto bello. Io le faccio un attimo, tanto per alleggerire anche la serata. Il Hugues, che è questo, non so come definirlo, intellettuale, studioso australiano, che ha scritto un libro sul politicamente corretto, a un certo punto dice nel libro, una volta una persona a bassa di statura, qualcuno la chiamava tappo, qualcuno la chiamava nano, poi andando avanti con la via dicendo l'abbiamo chiamato basso. Adesso tutte queste sarebbero tutte politicamente scorrette, dice lui, perché si dovremmo chiamare verticalmente svantaggiati. Allora, andando, allora che sono un po' grasso ma questo per esempio in alcune società tipo quella americana è diventato un problema, perché se non parli correttamente come devi parlare secondo il politicamente corretto si viene anche problemi di... cioè io non so il padrone di lì, non dico tappo, basso o quant'altro, ma dico lei è un po' basso professore, mi può denunciare il politicamente scorretto. Allora se è questo del politicamente scorretto, evidentemente noi non siamo più portati ai ragionamenti. Ed ecco le parole d'ordine che dicevo. Redistribuzione, quindi vengo pian piano a Salerno. Redistribuzione, beni comuni, solidarietà, collettività e quant'altro. Sono immaginazione collettiva. E tutti possiamo dirci in solidari. Chi è che? Per fare l'esempio di questi giorni, credo che la prima volta, almeno io, ho tornando dall'estero, dalla fine settimana, ho scoperto che un terremoto angosciante, brutto, 300 persone morte e via certo, si trasforma in uno spettacolo. Ma a mio giudizio non era proprio spettacolo. Allora, senti tutte queste parole, il tizio è stato solidale perché faceva il pompiere, ma faceva il suo mestiere, non è stato solidale. È stato uno che ha fatto egregiamente il suo mestiere. E quant'altro, cioè voglio dire la povertà di tutta questa roba. Per ritornare al nostro ragionamento generale, evidentemente questo è si riflette poi sull'idea del liberalismo e del capitalismo. Lo diceva prima il professore, il capitalismo è sempre selvaggio, è sempre cattivo, è sempre senza regole, e vedendo quanto vuole dire quel po' di dottrina liberale che si rifà al mondo e all'economia, dice non è possibile avere un capitalismo senza regole, perché non sarebbe più un mercato. Immaginate voi la mattina che andate al mercato e volete comprare o vendere qualcosa e ognuno, come dice,
si organizza come meglio vuole, non c'è mercato senza regole. Il problema è avere poche regole, chiare regole, fare dei codici e delle leggi, amministrare la politica, che siano anche comprensibili, perché si parla tanto per esempio male della Prima Repubblica, ma ne faceva tante di legge, ma almeno se aprivi il testo capivi che cosa c'era scritto. Adesso la Seconda Repubblica, se lo dicono fra di loro e non capiscono. Ma regole però, perché non esiste l'imperialismo senza regole, questa è l'invenzione degli inizi del capitalismo, non esiste un capitalismo selvatico. E allora cerco di andare velocemente avanti. C'è un'altra idea che si aggira, uno spettro che si aggira per il mondo. Imperialismo uguale difesa del capitalismo e dell'impresa. E io da più posso prediligere un libero mercato, una grande concorrenza contro lo statalismo, ma non è detto che io sia sempre dalla parte di Maggio, perché per definizione sono un amante del liberalismo e quindi devo stare dalla parte dell'impresa. Tanto è vero, lo diceva lei, grazie anche per questo, nell'anniversario della caduta del muro di Berlino, 6 anni fa, nel ventennale, a Milano abbiamo organizzato un grande convegno dal titolo I liberali processo nel capitalismo. Perché se io conosco che cos'è il liberalismo da liberale, posso anche dire quali sono state le brutture di questo liberalismo, perché le brutture ce ne sono state. E qui il professor Salenti lo spiega, se ricordo bene in questo saggio di un altro, faccio un po' confusione in questo momento, scusatemi, quando dice il nostro capitalismo occidentale è passato da un capitalismo di risparmio che partiva dall'accumulo di tutti noi e via, a un capitalismo di debito, dove anche senza capitali succedono delle cose incredibili, tipo quelle, e tu da sindaco me ne darai atto, spero che non sia successo nel tuo paese, in cui gli enti locali hanno fatto i derivati, che è un gioco all'azzardo, nel pieno, disinteresse del mondo politico. Dopodiché scopriamo che il Comune di Roma ha debiti per derivati fino al 2046. Ma a me Nicola Matteucci, uno dei papà del liberalismo italiano dal punto di vista della filosofia morale, e non mi ha insegnato che liberalismo significa imbrogliare la gente nei comuni e far passare i derivati come una grande operazione finanziaria, perché non lo è, anche un bambino lo capirebbe, però sembra che la colpa sia dei liberali che si sono inventati. No, è questo capitalismo di debito a cui Salenna fa molto riferimento e dicendo, beh, stiamo attenti su questa roba qui perché non c'entra nulla con il capitalismo. Andando avanti molto velocemente, io amo di Salenna una cosa su cui lui ci ha lavorato molto, e che dicendo quanto Salenna, prendendo il discorso della responsabilità individuale nella parte a cui si riferiva Florindo prima, via dicendo, agganciandosi a tanti altri autori, via dicendo, dice, ma signori, ma quale difesa dell'azienda, dell'impresa, via dicendo? Il liberalismo è umanesimo. E perché umanesimo? Che potrebbe sembrare una grande bomba del paese. È umanesimo perché, per definizione, il nocciolo portante del liberalismo, che è questa visione del mondo, della vita, di come concepisco io, anche i rapporti umani, e quello che i tedeschi chiamerebbero questa Weltanschauung, e pone al centro la libertà dell'uomo, non la libertà dell'impresa. E Salerno quindi dice, dobbiamo parlare di un nuovo umanesimo, che è il proprio liberalismo. Allora, uno dei noccioli di questo libro è che il mondo ha bisogno di essere sfamato, e che lo sa pensare l'Expo, adesso che va a posto per non sfamare tutti, ma il mondo ha bisogno di creazione di valore, che noi riusciamo a sfamare la gente se c'è chi crea lavoro, ma lavoro vero, non lavoro fittizio, no? Non quei derivati e con le operazioni bancarie. E allora, se il mondo ha bisogno di valore, bisogna allora crearlo il suo valore. Allora qui c'è un'altra diversificazione, se volete, sotterranea, perché il professore mi diceva, non c'è politica nel libro, giustamente, però si sente che c'è un vetro della politica. Chiaro, possiamo definire un piccolo libro di filosofia politica. E allora,
come non creiamo? Aspettiamo la crescita che ci dà la politica e con i lavori pubblici, o cerchiamo di stimolare, che tutti noi stimolati in qualche modo ci inventiamo qualcosa? Io non credo, non sono un cristiano che penso che ci porterà chissà quanto valore lavoro, e qui tralasciamo tutto l'altro filone, corruzione, lasciamo burocrazia, quant'altro, e via via. Tu richiamavi Luigi De Siena, che commemoreremo domani a Reggio Calabria, e Luigi De Siena ha scritto, ha detto tutte le parti, ha scritto anche in Stato e Criminalità, che tutti gli sforzi che noi facciamo, e lui si poneva dalla parte dello Stato, evidentemente, come avendo fatto, lui si chiamava la polizia, e poi si vanno a infrangere su che cosa? Sulla dabbanaggine della politica e sugli interessi di una burocrazia assurda che si autoperpetua. Detto questo, il mondo necessita di valore più. E allora però qui dobbiamo fare una piccolissima e velocissima valutazione, che anche loro si sono vanno a studiare. Vi è o non vi è interdipendenza tra sviluppo nel mondo, tra sviluppo economico e libertà individuali? E beh, allora qui bisogna fare un'analisi geopolitica, storica. Allora, dico da liberale, da amante di liberale. Ma se la Cina negli ultimi 30 anni, insieme all'India, non avesse aperta a un mercato, dissi un po' selvaggio, che se ne frega delle regole ambientali, si frega di quella roba, noi avremmo, la Cina avrebbe raggiunto un livello di sviluppo tale da poter sfamare i suoi cittadini, o gli indiani avrebbero raggiunto questo stato di benessere che si sono fatti pure nel sud della India, la loro Silicon Valley, perché costruiscono roba elettronica molto meglio di quello che possiamo fare noi. Questo è dovuto a che cosa? Alle prediche, al discorso che predichiamo l'uguaglianza o altre cose, o una scelta ben precisa che pur rimanendo un po' compagni, i cinesi, visto che li dicono che tu c'è il Partito Comunista al potere, e via dicendo, però dice, capiamo, apriamo il nostro mercato, poi con tutte le culture, con tutte le falsificazioni, se volete, che i cinesi fanno sui nostri prodotti, tutto quello che vi pare, ma io invito solamente a ragionare se in Cina e in India, cioè in un continente o un subcontinente, tutta questa apertura non ci fosse stata, da che punto starebbero quelli liberi. E allora c'è interdipendenza, ma ne volete di più, volete dire, se vogliamo una considerazione immediata. Abbiamo due paesi ricchi e vicini nello stesso tempo, in questo momento in Sud America. Uno si chiama Argentina e l'altro si chiama Venezuela. A Venezuela sono alla fame, perché quello gli impone un modello di sviluppo molto accentrato, statale, alle aziende gli fa mancare materie prime perché le cose non vanno come dice lui, e l'Argentina che in qualche modo, pur uscendo da una crisi economica di un certo tipo e via dicendo, oggi prospera l'Argentina, arriva persino a pagare un po' di interesse di debiti vecchi con i bond argentini, e l'altro ci sono le signore per strada con le casseruole che hanno fame. Quindi vuol dire incide molto la libertà economica, la libertà individuale rispetto a dei modelli statalisti, scusate. E allora, altro passaggio che loro hanno colto. Il pianeta ha fame di libertà, innanzitutto. Non rispetta il pianeta nel suo complesso di diritti umani. E anche qui noi abbiamo intere popolazioni che quotidianamente, altro che terremoto, vengono massacrati. Pensate ai tibetani massacrati dai cinesi. Pensiamo agli Uiguri, questa piccola minoranza nel nord-est della Cina. Pensiamo agli indios e l'Amazzonia, tanto per non andare molto lontano, e chi se ne preoccupa, avete mai visto qualcuno? Perché tutto lì è sacrificato al commercio internazionale, perché io devo sacrifico gli Uiguri, che sono una minoranza massacrata quotidianamente, di 25 milioni di persone, cioè metà dell'Italia, però non dico nulla perché io qua a Cina ci devo pure commerciare, tutto viene sacrificato al commercio. Allora, questo è detto da un amante del liberalismo, non da un comunista registrato. Allora, se così è, ragioniamo su queste cose, il libro vorrebbe dire in alcune sue parti,
ragioniamo sulle condizioni geopolitiche, sulla centralità dell'essere umano, qui non apro il ragionamento per non ritornare su aspetti più filosofici. E allora noi abbiamo detto, non saranno né i conservatori né i progressisti ad imboccare la strada giusta, perché i conservatori e i progressisti, voi mi insegnate, lei mi insegna, una grande filosofa che ho apprezzato stasera, e che sono degli deterministi, anche lì, hanno la verità in tasca, e quindi hanno già un modello di sviluppo. Il liberalismo non ha nessuna cosa preparata nella sua tasca, è molto empirico, è molto portato agli affronti, è molto portato a capire, non deve difendere niente a nessuno, né classi politiche, né situazioni geopolitiche di un certo tipo, e invece ecco perché noi da qualche parte ravviciniamo quello che chiamiamo i conservatori progressisti, perché sono come dire seguaci di un costruttivismo totale, no? E allora abbiamo bisogno di un capitalismo responsabile, questo voleva dire alcune parti del libro, come diceva Salerno, di un umanesimo liberale. E non il politicamente corretto che si sente sui mezzi di informazione in questo paese. Abbiamo bisogno di nuovi modelli di sviluppo. Allora, guardate, io posso essere la persona più ignorante di questo mondo. Io vorrei capire, rivolgendomi a chi si interessa di filosofia, di economia, e mi dice, ma io conosco un modello che si chiamava comunismo, conosco qualcosa un po' di mezzo che si chiamava socialdemocrazia, vi ricordate che abbiamo fatto, cioè la terza strada, e non conosco nuovi modelli, non ce ne sono, non esistono, non c'è nella speculazione né filosofica, né economica, né politica, l'uomo non ha speculato su questo, non è riuscito a speculare su questo ancora, non ce l'auguriamo che arrivano delle teste nuove, per dire. Allora nel momento in cui il nuovo modello di sviluppo del tuo amico Papa Francesco, adesso poi rispondo, e vedere quale sarebbe, al di là dello slogan, vuole ritornare al comunismo? Se non va bene questo, se ne vuole inventare uno. Noi siamo disponibili a capire qualcosa, non a dire l'uguaglianza, volevo bene, questo non è né politica, né filosofia, né economia, e questo è basso comunismo. Quanto lì dicevo io, il professore richiamava, da una parte fa, come dire, un neoprotestantesimo, e lì forse è stato anche, come dire, una mia, non sbaglionaggine, una mia volontà di strafare scrivendo una roba. Sì, ma non nei confronti del grande pubblico, dice, questo, e dice, nel momento in cui mi demoliscono alcuni must del cattolicesimo, io sono un cattolico, non francescano ma cattolico, e si avvicina al protestantesimo in alcune cose. Quando qualcuno, vedi si cardinal Kasper, che è il primate di Germania, mi fa uscire i documenti dall'episcopato tedesco in cui dice che bisogna cominciare a vedere il concetto di Trinità. E voi capite che non si capisce nulla del nostro cattolicesimo, vuol dire che il padre Figlio Spirito Santo, che io e i miei avi ci siamo fatti fare 4-5 anni, qualcuno mi dirà tutta roba vecchia, perché hanno emesso un documento dicendo, avallando la casta, che lo trovate su internet. Non è che lo invento io in questo momento, e dice, i giovani, caro preside, i giovani non possono star dietro un concetto che è un po' difficile, quello della Trinità, primo. Lei come glielo spiega razionalmente ai suoi giovani? Primo, no? C'è una certa difficoltà a capire. E allora la Chiesa che deve evolvere, evolva anche in questo, studiamo il concetto di Trinità. Ma ve lo raccontate in napoletano, internet per vedere, cardinal Kasper. E allora, da una parte ci andiamo verso il protestantesimo, però il protestantesimo era anche bello perché aveva la sua anima calvinista,
era la sua anima che valorizzava tutto quello che Società Libera cercava di scrivere in questo libro, libertà individuale, libera iniziativa, eccetera. Quello non gli piace, quella vecchia si crea una confusione terribile in questo momento nell'ambito del mondo cattolico. Ma questo è per me, che era la ricazione, perché lui l'ha messo in evidenza. Mi tocca, ed è giusto anche per non stancare i nostri amici, rispondere a una cosa che poi hanno sottolineato tutti e due i professori. Libertà della politica. E quanto vi detto appunto sul discorso della libertà della politica, perché qui di libertà poi ce ne sarebbero all'infinito, perché io posso dire anche libertà dall'attualità. Lo dicevo ieri sera scherzando a casa di mia sorella, quando io, perdonatemi, non per 300 morti, cercavo di capire, mi sono molto vicino, ma io vorrei la libertà che dall'attualità non se ne può più. Perché quello è tutto un filone che poi riporta alla politica e quindi al consenso politico, quindi non c'entra nulla, io sono più solidale io probabilmente che dico chiudiamo questa storia, no? C'è anche libertà dall'attualità, allora voglio dire, libertà dalla politica. La differenza tra una concezione democratica di libertà dalla politica e che il democratico in quanto tale, fermo restando che lo dobbiamo chiarire, cioè, a tutti. Possibile immaginare che libertà e democrazia, liberalismo e democrazia non sono due termini che si scontrano, ma come diceva qualcuno, sono due termini che nella storia si sono mossi in parallelo. Può darsi che non si siano mai incontrati, ma si sono mossi in parallelo, come diceva Aldo Moro. E allora il discorso è libertà, che il liberale, l'amante del liberalismo, si preoccupa di come limitare il potere, qualunque esso sia di potere. La libertà, come dire, il contatto del democratico con la politica è chi comanda domani? È dopodiché che si ferma. Allora, se stiamo in questo consesso, ci presentiamo all'elezione, noi ci preoccupiamo perché ci sarà chi voterà per Anna Maria e chi voterà per la persona Anna Maria. Se noi ci sentiamo democratici, abbiamo partecipato, andiamo a votare il giorno della votazione, noi abbiamo partecipato, siamo democratici, no, no, democratico la finisce lì. Io da amante del liberalismo non la finisco lì, perché voglio sapere, ma qual è poi, come si esplica questo potere del sindaco in questo paese? Quindi posse il problema di quali sono i confini dopo che è avvenuta la partecipazione. Il liberale deve essere, come dice il nostro amico Antise di Florindo, deve essere il cane da guardia della democrazia, perché non ha altre differenze. Se non andiamo a fare politica con le donne, mi metto da una parte, no? Lei è professore della Berlusconi, della Correnzi, facciamo delle belle discussioni, diciamo quasi tutte e due le stesse cose, ma non hanno risolto nessun tipo di problema. E allora, visto che il mio amico Berni è arrivato, io vorrei avviarmi alla conclusione, perché se no ne abusiamo troppo. È vero, però, nel libro mai nessuno ha detto che una società attraverso il liberalismo, attraverso il mercato, dicendo abbiamo la perfezione di una società liberale, perché così non è, evidentemente, perché poi, come dire, nel fatto economico, rispetto al fatto economico, sfuggono tanti altri elementi, così come quando questi signori, per ritornare all'inizio del mio ragionamento, dicono che la felicità mi è data se non uso mezzi di acquisto mezzi costosi, mi rifaccio ai beni comuni, e dicendo questo mi dà felicità. Io ho detto triste, aggiungo anche ignobile, per la semplice ragione che la felicità esula anche dai nostri ragionamenti, anche il più migliore, perché è chiaro che sono avvantaggiato ad essere felice se i miei diritti naturali mi vengono assicurati. No, certamente non sono felice, non potrò mai essere felice se mi dicono tu da domani non vai più a votare, se tu da domani non partecipi più a queste cose, e lo dobbiamo costruire. Ma questo non implica che in qualche modo mi faccia essere felice, perché entriamo in un altro ordine di idee, in un altro ordine di considerazioni di profilo, perché io posso avere tutti i regimi politici,
possa avere tutti dei sistemi economici perfetti, che piacciono, vanno bene, che funzionano tutto, e però mia moglie mi tradisce. Sarò un uomo felice? Penso di no. E allora noi non andiamo a incidere su questo. Solamente i modelli dittatoriali assicurano la felicità. E solamente la felicità è assicurata dai regimi totalitari, perché dici faccio la dittatura e il proletariato, di che saremo tutti felici. Un liberale non si sognerebbe mai di assicurare cose di questo tipo. E dico di più, io che sono un amante dell'amante, un estimatore della Costituzione americana, e c'è scritto che la felicità, anche lì io ci andrei in doppiato, credere che la Costituzione possa in qualche modo incidere sul discorso della felicità. Non so se ho risposto. Per cui noi ci siamo, come dire, abbiamo volato più basso rispetto, rispetto ad alcune sue osservazioni. Detto questo, che cosa ci resta da dire? Ah, io volevo chiudere, come chiuso nel loro l'hanno letto, lo sanno, la frase, è bellissima secondo me. Ancora con l'uomo del politicamente corretto, con Jung, e via dicendo. Non troppo però, perché giustamente sono stati attenti. Sindaco Sante. La libertà di la libertà vale più del politicamente corretto, è a pagina 10. Del politicamente corretto. Per dirla in maniera drastica, vale più della verità e della democrazia, trasformate in idoli della cultura del pianisteo. È bello. Grazie di cuore, veramente una bella discussione, un dibattito che bisogna veramente approfondire comunque voglia, oltre che con il libro, durante quest'inverno. Forse potremmo approfondire insieme ai nostri due amici, professore Galleggiore e il professore Puderà, nonché a tutti voi, perché sarebbe bello veramente discutere la discussione, aprire la discussione, quindi fate pure, noi siamo disponibili ad ascoltare e aprire la discussione. Grazie di cuore e buone cose. Grazie.